Isola dei famosi, clamoroso abbandono di Franco Terlizzi, improvviso malore? Il pugile ha lasciato il reality show di Canale 5 ad un passo dalla finalissima. Tra cannegate, segnalazioni e ritiri l'edizione 2018 dell'Isola dei famosi, video, si sta avviando alla conclusione. Ad un passo dall'epilogo cancelletto Franco Terlizzi ha deciso di abbandonare l'Honduras e far rientro in Italia. La notizia è stata rilanciata da Transitalia che ha precisato che i motivi dell'addio dell'ex pugile saranno spiegati nel corso della puntata in onda martedì 3 aprile. Un fulmine a ciel sereno visto che il personal trainer aveva superato di slancio tutte le nomination e sembrava aver già prenotato un posto per la finalissima. Negli ultimi giorni Franco aveva avuto più di una divergenza con i compagni di avventura. In particolare il naufrago aveva discusso animatamente con Cancelletto Jonathan dopo l'ultima nomination dell'ultima puntata. Tra i due si è sfiorata la rissa con l'ex Stefano che ha riferito agli altri concorrenti delle affermazioni poco carine che Terlizzi avrebbe fatto nei loro confronti. Mi hai detto che sono un infame DM. Il pugliese ha fermamente negato di aver detto certe cose e di aver parlato male di Rosa Perrotta ed Elena Morali. Alta tensione con Jonathan e Maurice. Gli animi si sono surriscaldati e Franco ha litigato pesantemente con Maurice Perez, video. Ci vediamo fuori, non ho paura. Alla fine i due sportivi si sono chiariti con l'italo cubano che ha spiegato che anche quando giocava gli capitava di discutere con i compagni. Terlizzi aveva provato a spiegare le proprie ragioni anche alle naufraghe sospese ma gli equilibri sono rimasti piuttosto precari. Il personal trainer ha evitato anche di pranzare con i compagni di avventura ed ha provato a smaltire la tensione accumulata spaccando legna. Al rientro di Nino Formicola, dopo un controllo medico, Franco si è lasciato andare ad un lungo sfogo. Improvviso malore per il naufrago. Sulla pagina ufficiale del Cancelletto Isola dei Famosi è stato chiarito che i motivi che hanno spinto l'ex pugile ad abbandonare il gioco saranno spiegati nel corso del daytime di lunedì 2 aprile. Secondo quanto riferito dalla nota ufficiale pubblicata sul sito del reality show in queste ore si sarebbe consumato un nuovo evento che avrebbe irrimediabilmente inciso sugli equilibri del gruppo. Secondo quanto riferito dal veicolo delle news il naufrago sarebbe stato costretto a rientrare in Italia per grave malore. Terlizzi aveva riferito ad Alessia Mancini che gli sarebbe piaciuto arrivare fino in fondo ma che non immaginava si fossero create queste situazioni. Come dice Nino io sono una meteora, era un sogno per me partecipare a questo programma ma se sapevo che finiva così non partecipavo nemmeno. In precedenza Franco era stato protagonista di un duro scontro con Craig Warwick legate ad una presunta affermazione omofoba del pugliese. I due avevano chiarito in puntata il malinteso con il sensitivo che aveva chiuso la discussione pronunciando la parola pace.